finalmente portiamo studenti ed ex studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania in un luogo aperto e soprattutto in condivisione col territorio. Questa mostra parte da un'idea della stessa Daniela Costa, che cura ormai da diversi anni un evento dove cerca di raccogliere studenti di diversi percorsi, da grafica a design a fashion, tutti insieme in una parola chiave: design e arte contemporanea. Quest'anno gli artisti in mostra sono 55. Ho seguito i ragazzi ad uno e anche i giovani professori che si sono, diciamo, ormai cimentati in questa grande categoria dell'arte contemporanea, con l'aiuto anche del professor Salvo Russo, che ha selezionato 5 allievi, e il direttore dell'Accademia di Belle Arti Gianni Latino, ci siamo occupati della selezione e abbiamo selezionato le opere di grafica e illustrazione. E infatti l'inizio della mostra si occupa proprio di questo, e camminando come in un percorso che va oltre il disegno, diciamo il collage, la fotografia, che è il cuore dell'arte contemporanea oggi, con la videoinstallazione, e passando e ritornando alle tecniche più antiche, la grafica d'arte e la pittura. Gli allievi e i docenti che si sono cimentati insieme hanno accolto veramente molto bene la manifestazione, perché non vedevano l'ora di ritornare in campo. Siamo stati 2 anni chiusi a casa, l'arte ormai era diventata quasi virtuale, solamente tramite il video. Invece adesso finalmente siamo ritornati in mostra, e questa è la cosa che ovviamente mi fa più piacere, è il fatto di poter visionare, sentire di nuovo il profumo del colore, sentire la gente che chiacchiera e discute all'interno di una galleria d'arte, secondo me è molto importante.